Buon pomeriggio, amici di Vita Nuova. Oggi torneremo al tempo di guerra, ottobre 44, aprile 45. Reduci da uno sfollamento necessario, ci ritrovammo a Capodimonte in una villa gentilizia, molto trascurata, ma che aveva un pregio. Aveva cave sotterranee nel tufo, massicce e rassicuranti, che avevano sollecitato il trasferimento d'urgenza. Sul Napoli, infatti, infierivano gli aerei tedeschi che bombardavano di notte a tutto spiano. D'altra parte, dopo l'armistizio, nelle zone liberate, una parvenza minima di vita ordinaria si era formata tra fame, vestiti, sdrucidi e chewing-gum americane. E si andava riprendendo un margine di vita. Noi bambini, che questa villa di Capodimonte, molto aristocratica ma molto decorosa, ci abbagliava, ogni mattina ci recavamo a scuola, a Mater Dei. Nostro padre, puntuale, ci accompagnava e alle 14:30 ci veniva a prendere, riportandoci alla villa. La strada più breve era un tratto di via Santa Teresa e la salita dei Cristallini che portava proprio alla villa. Lungo la salita, parecchio in alto, ritrovavamo in un angolo a destra una fontanella che per la fatica della salita, per il caldo e per il sapore ottimo dell'acqua, costituiva per noi un vero refrigerio. 3 minuti di sosta, con cartella e cestino da merenda, posati a terra, ed il piacere di quell'acqua. Poi si proseguiva in un rituale ormai consueto. Dopo la sosta si riaffrontava il resto della salita e le scale della villa antica che conducevano al terzo piano ove eravamo accampati. Passavano i mesi della scuola, stava avvicinandosi l'estate, con scarsissima acqua in casa e con una fornacella su cui venivano lentamente cucinati i pasti. Ma dall'esterno la primavera sbocciava, riempendo il giardino di fiori, magnolie, rose e tante margherite. Era passato l'inverno. La radio, proprio a primavera del 45, dava notizie abbastanza rassicuranti sul progressivo esodo dall'Italia delle formazioni naziste. E una mattina di domenica, il 25 aprile, io avevo compiuto 7 anni da pochi giorni, quando mio padre mi prese per mano e scendendo, arrivammo verso Porta Grande. Il giornalaio all'angolo ci dette la copia del Risorgimento che a caratteri cubitali testava: la guerra è finita. Mi guardai intorno.
Non capivo molto di quella frase, ma vedevo la gente abbracciarsi. Era una speranza che si tramutava in realtà tra le copiose lacrime di mio padre, che prima non avevo mai visto piangere. Allora, come in un rituale mistico, andammo a chiamare mia madre e mia sorella e con loro, armati di piccole bottiglie, andammo alla fontanina a bere quell'acqua sorgente miracolosa che non solo ci aveva dato ristoro, ma che simbolicamente ci aveva dato speranza. Qualche tempo dopo, con il successo di Monasteri Santa Chiara, ove si parla di una fontanella di Capodimonte, io ho atteso che qualcuno parlasse delle varie fontanelle di zona e delle loro ubicazioni. Nel testo della canzone l'autore forse parla di altro, ma per me, sentimentalmente, ho sempre creduto che quella sia la vera fontanella di Capodimonte della canzone. Gerardo Bengoni. Pronti a ripartire, tre colori, tre opere, 4 minuti dedicati ad una giovane artista. Slobodanka Ciric racconta Mila Maranielo. Chi è Mila Maranielo? L'artista nasce a Napoli nel 2000 e sin da giovanissima si cimenta nel disegno, sua grande passione. Successivamente studia illustrazione e concept art presso la Scuola Italiana di Comics ed attualmente frequenta l'Accademia di Belle Arti di Napoli. Ciò che colpisce sono i grandi temi, come quello della pandemia, e le grandi emozioni vissute attraverso gli occhi di una giovanissima donna. Viaggiare insieme a Mila Maranielo è perdere certezza di tutte le costruzioni artificiali, artificiose a cui l'anima si abitua per pigrizia. È perdersi e ritrovarsi con la consapevolezza di un mondo interiore sconfinato nella sua dolorosa e malinconica purezza. Inizio pandemia, opera Prigione triste. Prigione triste è un sequel dell'opera Sbarre, che ritrae una giovane donna imprigionata nel proprio corpo, l'immagine di un animo sensibile che indaga dentro di sé. La protagonista del Prigione triste, invece, è una bambina, circondata dalle mura spoglie e da sbarre fittizie.
apparentemente è libera, ma la pandemia la tiene prigioniera. Un'angoscia perpetua scandisce il quotidiano che inizia a dissolversi, facendola maturare precocemente. Opera riscoperta, periodo apparentemente siamo tutti fuori dalla pandemia. Nell'opera riscoperta vediamo una ragazza di sembianze chiaramente occidentali, ma con le fattezze greche, che passeggia lungo le gallerie di un museo infinito. Sappiamo che il museo nel corso dei tempi ha assunto significati e funzioni diverse che, se non hanno portato cospicui cambiamenti alla sua forma, di certo hanno modificato il modo di considerarlo ed il ruolo attribuitogli dalla società. Da strumento di recupero della memoria storica o di classificazione enciclopedica del creato, a mezzo di comunicazione culturale, ma anche ostentazione del prestigio culturale ed economico di una nazione, il museo torna ad essere luogo di ricerca scientifica, come museion greco, ma anche luogo di conservazione e di tutela dei beni culturali e, soprattutto, luogo di educazione e di diletto. L'opera vuole rappresentare un invito di visitare i musei in vista della loro riapertura. Sara, periodo del susseguirsi delle chiusure. Come la petta Giulia, una piccola ape operaia sogna una vita diversa da quella per la quale è destinata, fatta di un lavoro manuale, ripetitivo e stressante in una fabbrica di miele, così la piccola Sara si rifiuta di crescere, ma riesce a farlo in modo meno traumatico, conservando dentro di sé colori e fantasia. L'artista cerca di rappresentare questo momento quasi come un sogno febbrile, colorato, ma allo stesso tempo inquietante. In ogni caso, alla fine prevalgono sempre i colori. Se consideriamo che l'arte è un'azione privata che l'artista fa non solo per sé, ma anche per la collettività, possiamo affermare che se iniziamo dall'arte, saremo veramente pronti a ripartire. Pronti a ripartire, tre colori, tre opere, quattro minuti dedicati ad una giovane artista. Slobodanka Ćirić racconta Mila Maranjelo. Thank you.
un libro per l'estate. Siamo esserini che vivono sulla crosta di una palla di roccia lanciata nello spazio, come una piccola astronave. Fuori, intorno a noi c'è uno straordinario mondo ancora inesplorato. Come un bambino che si affaccia per la prima volta a una finestra sul mare, l'umanità intera sta a guardare dall'oblò dei suoi telescopi, curiosa, incantata. Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza. Articoli per i giornali. Carlo Rovelli. Questo libro parla di passioni e di sogni, le passioni e i sogni di un fisico, Carlo Rovelli, alla ricerca di idee nuove e di una prospettiva ampia e coerente in cui la scienza si intreccia e si integra con molti altri interessi. Parla di viaggi, anche psichedelici, di una generazione, quella dell'autore, troppo giovane per il 68, ma non per il 77. Di università, di politica e dell'importanza politica di promuovere, ascoltare e usare la scienza. Di ateismo, della natura della mente e della coscienza, anche di quella dei polpi. È un libro che raccoglie articoli di giornale comparsi tra il 2010 e il 2018 sul Corriere della Sera, sul supplemento domenicale del Sole 24 Ore e su altri quotidiani italiani e stranieri. Ed è una sorta di diario delle avventure intellettuali di un fisico teorico che crede nell'impegno civile e nella necessità di una seria divulgazione e sogna un mondo in cui, più delle regole, conta la gentilezza. Carlo Rovelli, creatore di una delle principali linee di ricerca in gravità quantistica, è tra i fisici teorici più attenti alle implicazioni filosofiche dell'indagine scientifica. Oggi ho deciso di lasciare l'ambiente confortevole dell'Istituto di Matematica di Embur, dove sto passando qualche settimana, e andare a vedere un po' d'Africa più vera. Ho fermato un taxi collettivo lungo la strada, mi sono schiacciato accanto a un paio di corpulente signore africane strette nei loro vestiti sgargianti e sono arrivato nel centro di Embur. 100 franchi africani, 15 centesimi di euro. Prima di lasciare la costa e lanciarmi verso l'interno, ne approfitto per andare a vedere il mercato. È più vasto di quanto mi aspettassi, una distesa umana formicolante, puzzolente, colorata e sudicia che copre un quartiere sterminato e continua sempre più densa fino alla spiaggia, dove decine di barche di pescatori riversano quintali di pesce che finisce sparso ovunque. Un po'
po' a fatica mi sono tirato fuori da questa marea umana dolente che non sembra mai sorridere e mi sono fatto portare da un altro taxi fino all'unico incrocio stradale di Embur, quello dove la Route Nationale Han si biforca dalla strada costiera, prima meta il paese di Sandiara, una ventina di chilometri all'interno. Qualche contrattazione e trovo un'auto disposta a portarmi fino a Sandiara per 1.000 franchi, neanche 2 euro. Il paesaggio è una savana squallida, costellata di baobab. Sandiara è un paesino. Un grosso crocchio di persone si accalca attorno a qualcosa. Mi avvicino discretamente e riesco a vedere anch'io. C'è un uomo seduto per terra, coperto di polvere e fango fino nei capelli. L'aria stralunata e disperata. Le mani legate dietro la schiena e i piedi legati, lo sguardo a terra. La folla gli voce intorno e lo guarda commentando. Un ragazzo mi spiega che è matto, poi si corregge. È un assassino. Arrivano altri particolari, ha pugnalato qualcuno, e adesso? Ora lo porteranno al paese vicino. Ora in Africa è un termine vago che si traduce più precisamente in prima o poi. Non c'è nessuno in divisa, solo la piccola folla che guarda e commenta. Non succede nulla. L'uomo mi fa pena, ha un'aria più che disperata, piuttosto annientata, come se avesse ceduto completamente a questa folla e a questi sguardi su di lui. Mi rendo conto che come unico bianco per almeno diverse decine di chilometri intorno non c'è molto di utile che io possa fare. Giro un po' per le strade di sabbia del paese guardando i bambini che giocano, i fabbri, la piccola moschea, la sporcizia che copre ogni cosa. E poi torno sulla strada e trovo un bus collettivo che mi porta al paese successivo, Tiadie. Compro un pane da una delle innumerevoli piccole venditrici che brulicano in ogni strada d'Africa e mi avvio per una strada laterale che mi dicono essere la direzione di Sao. Sao l'ho scelto per il nome, mi piaceva, l'ho visto sulla carta. È fuori dalle strade maggiori, non esageratamente lontano, e l'ho preso come meta. Mentre mi cammino verso l'uscita del paese, un uomo con una tunica gialla e la faccia sudata mi chiede dove vado. In generale diffido di chi mi aborda e di chi ha la faccia sudata, ma non posso neanche fare troppo il prezioso. Dico che vado a Sao. Mi guarda con l'aria perplessa e mi chiede: Sao? Sì, Sao. Mi offre di portarmi in auto per 3.000 franchi. Gliene propongo 2.000 e mi fa segno di seguirlo verso un'auto. È una vecchissima Peugeot giallastra ancora più scassata delle scassate auto di Embur. La portiera non si chiude e per metà del viaggio Barry, scopro che si chiama Barry, la tiene ferma con un braccio. L'altra metà del viaggio insiste nel cercare di chiuderla aprendola e poi sbattendola forte. L'altra metà del viaggio insiste nel cercare di chiuderla aprendola e poi sbattendola forte, sempre invano.
Dopo diversi chilometri rallenta, accosta, si ferma e dice che bisogna prendere una pista poco visibile sulla sinistra. Non dico niente, anche se un attimo di preoccupazione. Barry comunica poco e questo non mi piace. Risponde a monosillabi fuori luogo. Per tentare una conversazione avevo indicato le nubi nel cielo, chiedendogli se non siano inusuali le nubi in Senegal in gennaio. Risposta: il cielo. Non mi sembra terribilmente sveglio e questo mi rassicura. E poi arriviamo a Sao, che è del tutto diverso da quello che mi aspettavo. Mi aspettavo un altro paesone brulicante e nero di sporcizia. Invece uno sparso villaggio semivuoto, per lo più di capanne, che costellano la sabbia della savana tra i baobab. Appena scesi, ovviamente accorrono i bambini con gli occhi spalancati come fosse arrivato un disco volante. Arriva un vecchio, alcune donne. Non capiscono cosa io voglia. Cerco di spiegare che sono curioso, vorrei fare un giro per il villaggio se a loro non dispiace. La cosa sembra loro molto strana. Si offrono in moltissimi di accompagnarmi, di guidarmi. Il vecchio manda a chiamare una giovane donna molto bella e mi dice che lei mi può accompagnare. Se non fosse per il puritanismo musulmano, mi sembrerebbe un'offerta ambigua. Alla fine, più che di un accompagnatore, avrei bisogno di qualcuno che mi tenga lontana la gente. Arriva festante un ometto con un tamburo su cui picchia come un forsennato e tutti ridono e battono le mani. Una ragazza accenna a ballare. Orgogliosamente pronti a ripartire. Ailano. Piccolo centro dell'Alto Casertano dove è ancora possibile respirare aria pulita, rilassarsi lontano dal frastuono delle grandi città e rivivere la storia dei nostri avi, tra resti di epoca sannita e di epoca romana. Attraversando le stradine ricche di fascino del centro storico, ci si può imbattere nelle rovine di quello che fu un tempo il monastero femminile di Santa Maria in Cingla. Monastero, fondato nel 748, di cui si possono riconoscere ancora i resti delle mura del recinto e dell'abside, accoglieva in origine le fanciulle nobili longobarde ed è stata una delle fonti dirette dei primissimi documenti in lingua italiana giunti fino ai nostri giorni. Rappresenta
Risalendo il borgo medievale, dal quale è visibile la torre merlata risalente al 1500, è possibile visitare anche la chiesa di San Giovanni Evangelista del 300 e la cappella di Santa Marta del XVIII secolo. Circondato da boschi e montagne, Ailano è un luogo ideale per rilassarsi grazie alla presenza di sentieri per gli amanti del trekking, che portano alla scoperta di luoghi di incomparabile bellezza naturalistica, ma anche di sorgenti di acqua sulfurea, un tempo località termale, oggi meta di visitatori per il caratteristico gusto dell'acqua e per i suoi benefici effetti dermatologici, e di corsi d'acqua come i fiumi Leta e Volturno, dove è possibile praticare la pesca sportiva o trascorrere semplicemente alcune ore a contatto con la natura. Ailano è dunque un luogo da riscoprire per conoscere le persone che lo popolano, le tradizioni ancora vive e i sapori del luogo sapientemente custoditi dagli abitanti. Storia di un'identità conservata gelosamente come una ricchezza unica e inimitabile. matese.guideslow.it